come vi avevamo promesso, siamo ancora in giro per la sede del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino nell'area ricerca CNR, e io sono qui in compagnia di due ricercatrici. Questo dove siamo è un laboratorio di sensori ottici. Adesso ci facciamo spiegare con parole semplici di che cosa si tratta, e chiediamo alle ricercatrici che erano qui e stanno lavorando a questi macchinari a che cosa stanno lavorando e che cosa stanno combinando. Allora, abbiamo qui... Io sono Sara Tombelli, sono una laureata in chimica e faccio la ricercatrice presso l'Istituto di Fisica Applicata, dove si trova questo laboratorio. Bene. E invece? Io sono Barbara Dinolfi, anch'io ricercatrice qui all'IFAC, CNR, e io sono farmacologa e biologa molecolare. Va bene, abbiamo presentato le ricercatrici, ecco, e di che cosa state occupando in questo momento con queste apparecchiature? In particolare da questa parte si trova un prototipo di uno strumento sempre a base di sensori ottici che dovrebbe entrare in ospedale ed è realizzato nell'ambito di un progetto europeo che si chiama NanoDem, che ha lo scopo di monitorare il dosaggio di farmaci immunosoppressori in pazienti che hanno subito un trapianto. E il dosaggio di questi farmaci è molto importante perché quella che si chiama la finestra terapeutica è molto stretta, quindi i medici hanno la necessità di dosare questi farmaci guardando la concentrazione nel sangue del paziente in continuo, ed è questo che dobbiamo realizzare noi attraverso i nostri sensori. Appunto, che verranno collocati accanto al letto del paziente che ha subito il trapianto. Ecco, quindi abbiamo un versante tecnico-scientifico di un'attività, quella della trapiantologia, che è una delle attività più d'eccellenza della nostra regione, tra l'altro, sia per così dicono i dati nazionali. Ecco, Barbara invece? Io mi occupo essenzialmente di applicazioni di sensori ottici, di biosensori in cellule, in particolare per delle nuove strategie terapeutiche o possibili nuove strategie terapeutiche in ambito oncologico, e utilizzo nanosensori ottici che vengono internalizzati all'interno di cellule tumorali e permettono sia una in prospettiva una diagnosi precoce di terapia e anche un effetto terapeutico. E utilizzo prevalentemente per visualizzare i sensori in fluorescenza, questo microscopio a fluorescenza che attraverso un particolare sistema permette di sezionare la cellula e visualizzare dove è presente il nostro sensore all'interno della cellula tumorale. Come si lavora in questo polo scientifico? Si lavora bene e offre grandi opportunità anche di attrezzature, di infrastrutture, e quindi direi... Avete dei programmi per il futuro? Questo vostro lavoro così ancora durerà qua? Il nostro lavoro è in progress, ci sono stati due progetti finanziati e ovviamente avremo, essendo un istituto estremamente multidisciplinare, ci sono collaborazioni sia all'interno dell'istituto stesso sia con altre aree scientifiche sia nazionali che internazionali. Bene, grazie alle nostre ricercatrici e alla prossima. Arrivederci. Siamo in un altro laboratorio dell'area ricerca CNR ed è il laboratorio per il telerilevamento ottico. Adesso ci facciamo spiegare questa parola abbastanza difficile. Siamo qui in presenza, tra l'altro, di un'apparecchiatura estremamente d'avanguardia, un laser. Ecco, e vediamo degli strani materiali, putrelle, traversine ferroviarie, pezzi di muro, perché qui si studiano quelle che si chiamano le opere d'arte, cioè i manufatti, i ponti,
la strada ferrata delle, per l'appunto delle ferrovie, e vengono analizzati questi materiali, ferro, cemento, mattoni, da queste apparecchiature. Abbiamo qui la ricercatrice che sta svolgendo questo progetto e a cui chiediamo di spiegarci brevemente sia questo, questa attività di ricerca, sia un'attività che è stata fatta negli anni scorsi applicando sempre questo tipo di metodologie e di ricerca non alle opere d'arte ferroviarie ma alle opere d'arte vere e proprie, cioè agli affreschi, alle strutture artistiche, e quindi diciamo utilizzando gli stessi strumenti ma per una finalità diversa. Buongiorno la dottoressa. Buongiorno, Valentina Raimondi. Valentina Raimondi, ecco, di che cosa state studiando attraverso queste apparecchiature? Sì, quello di cui le parlavo appunto è il progetto Tosca FI, finanziato dalla Regione Toscana sul bando Farfas e sviluppato in collaborazione con delle imprese del territorio toscano, la Tesiper e la Durazzani e con l'Università di Firenze. Questo progetto ha come obiettivo la sperimentazione di tecniche innovative per la diagnostica su opere d'arte ferroviarie, in particolare ponti. In questo ambito noi abbiamo sperimentato una tecnica altamente innovativa, il lidar a fluorescenza che vedete qui in questo laboratorio dove è stato sviluppato, che interroga le superfici di queste strutture mediante un raggio laser. Le strutture che qui vedete comprendono strutture in mattoni, in metallo, in cemento armato, e la strumentazione consente di effettuare delle misure di diagnostica per rilevare delle patine biologiche sulle superfici. Ecco, voi avete utilizzato queste stesse tecnologie non per le opere d'arte, così vengono chiamate tecnicamente ferroviarie, ma le opere d'arte propriamente intese negli anni passati, si trattava di un altro progetto. Certo, questa tecnica è stata utilizzata anche nell'ambito del progetto Primarte, finanziato sempre dalla Regione Toscana su un bando ricerca e sviluppo. Questo progetto, che ha visto un ampio partenariato di piccole e medie imprese del territorio toscano e di altri istituti di ricerca, aveva come obiettivo principale lo sviluppo di uno strumento multimediale che potesse fornire da supporto per i restauratori in cantiere, strumento che consentiva di immagazzinare varie tipologie di informazione, i risultati ottenuti con varie tecniche di diagnostica e di analisi. In particolare con questo strumento sono state fatte misure su affreschi in una cappella del XIV secolo affrescata per rilevare eventuali anomalie, patine, per riconoscere il tipo di pigmenti utilizzati e per fornire un supporto al restauro della superficie. Bene, quindi abbiamo visto un'altra applicazione possibile della ricerca scientifica e di attrezzature in ambiti assolutamente diversi, da quello artistico a quello ferroviario. Grazie di accompagnarmi a questo passo, in questo nuovo passo, e noi continuiamo il nostro viaggio nel polo scientifico e nell'area dei CNR. Questo è un altro dei laboratori dell'area ricerca del CNR nel polo scientifico di Sesto Fiorentino, è un laboratorio di biofotonica. Poi ce lo facciamo spiegare dai due ricercatori che sono al mio fianco. Lucia Cavigli. Fulgoratto. Qui vicino a noi c'è un'apparecchiatura molto interessante e molto importante, si tratta di un microscopio.
tanto per dirla in parole povere, dove però c'è un incubatore di cellule, cioè ci sono culture cellulari che vengono trattate con microparticelle per vedere come reagiscono. Questi sono studi medicali molto importanti, in questo caso anche per le terapie oncologiche. Questo detto molto in breve, però forse qualche particolare in più ci sarebbe utile. Sì, noi allora lavoriamo soprattutto sulle interazioni tra componenti diverse, quindi lavoriamo nell'ambito della biofotonica, che è un ambito molto ampio, quindi i protagonisti principali sono la luce e la materia biologica. Noi in particolare sviluppiamo dei materiali innovativi per applicazioni abbastanza diversificate. In questo contesto, per esempio, lavoriamo sullo sviluppo di materiali di interesse sia per l'imaging, quindi per la visualizzazione, sia per il trattamento del tumore. Con questo microscopio osserviamo in particolare le interazioni tra i materiali che sviluppiamo, che spesso sono materiali nanostrutturati, in molti casi sono delle nanoparticelle d'oro e della luce, con delle popolazioni di cellule, che possono essere cellule di tipo diverso. Ad esempio, spesso lavoriamo con cellule maligne, quindi studiamo in qualche modo la possibilità di interferire con la biologia di queste cellule maligne, oppure spesso analizziamo ad esempio l'interazione tra il nostro materiale e delle componenti biologiche, come ad esempio cellule staminali oppure cellule del sistema immunitario, che utilizziamo per veicolare il nostro materiale nel tumore, quindi per realizzare un accumulo specifico del nostro materiale nel tumore. Quindi di fatto voi andate a disturbare in qualche modo, a modificare il comportamento delle cellule con queste nanoparticelle per vedere poi come poter utilizzare queste trasformazioni. Sì, come poter sfruttare l'interazione della luce con le nanoparticelle per vedere un certo tipo di cellule, quindi per la diagnostica, oppure per distruggere un certo tipo di cellule, per esempio per un trattamento del tumore. Una cosa, come potete capire fin da queste parole semplicissime, di estrema importanza, e la stanno facendo qui i nostri ricercatori al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Buonasera, siamo nel CNR, nel Laboratorio di Fisica Applicata, per vedere un po' come funzionano questi strumenti, no, molto particolari che ci sono in queste strutture. Ci accompagna in questa visita il dottor Lorenzo Ulivi. Cosa fate? Qual è l'esperimento che state svolgendo attualmente in questo laboratorio? Qui vedete una strumentazione tipica di spettroscopia Raman, che è un tipo speciale di spettroscopia per studiare i movimenti delle molecole, dei cristalli, che sfrutta un laser ad argon, e noi usiamo questa spettroscopia per studiare i materiali che ci interessano. In questo momento stiamo studiando particolari tipi di ghiacci che si chiamano clatrati idrati. E cosa ricercate in questi ghiacci? Dunque, lo studio dei clatrati idrati noi lo cominciamo alcuni anni fa, perché si pensava che i clatrati idrati potessero essere utili per l'immagazzinamento dell'idrogeno. Come funziona? Certo, il laser. Certo. Questo è un laser ad argon, che il laser è luce purissima di un verde, in questo caso verde molto puro, che ha necessità di che serve questa purezza per fare questo tipo di spettroscopia. Quindi la luce parte da qui e si rinfrange su quell'altro lato. Sì, la luce viene deviata da questi specchi fino alla zona della zona campione dello strumento, dove abbiamo gli strumenti di misura. E mi diceva prima che voi fate questa ricerca qui, no, per comprendere meglio i componenti del ghiaccio. Sì, noi studiamo alcuni tipi di ghiaccio che intrappolano gas al loro interno. Questi tipi di ghiaccio esistono sia in natura, sia li possiamo fare noi qui in laboratorio. E dalla spettroscopia Raman possiamo capire che tipi di molecole ha intrappolato il ghiaccio, quante ce ne sono, in che condizioni sono, e fino ad arrivare a studiare diverse forme di ghiaccio che si formano ad altissima pressione con acqua e idrogeno, per esempio. Ecco, e una delle componenti che voi studiate proprio è proprio l'idrogeno, anche per vedere eventuali future applicazioni.
Sì, sì, noi abbiamo cominciato questo studio proprio per, spinti dalla possibilità di utilizzare questi clatrati idrati come immagazzinamento dell'idrogeno. Ecco, quali prospettive ci possono essere di applicazione, anche se mi accorgo che fare queste domande qui a un fisico diventa molto complicato, perché immagino ci vorranno ancora anni, insomma, tempo, insomma, per poter sì. portare a dei risultati all'attenzione della... Sì, certo, certo, le applicazioni a cui si pensava alcuni anni fa era proprio di utilizzare l'idrogeno per, come vettore energetico invece delle batterie, per esempio sulle macchine. Adesso diciamo la tecnologia si è più indirizzata verso le batterie per problemi tecnologici sostanzialmente. Il problema di mettere l'idrogeno in un serbatoio è che l'idrogeno è un gas e l'idrogeno può essere liquefatto solo a temperature molto basse e andrebbe messo a pressione molto alte. La possibilità di intrappolarlo all'interno di questi sistemi di ghiaccio, che poi oltre all'idrogeno contengono solo acqua, quindi da un punto di vista ambientale sono puliti, sarebbe magnifico e avrebbe potuto essere applicato. Solo che la tecnologia ancora non è pronta per queste applicazioni. Noi siamo interessati comunque a studiare ancora questo sistema, perché la conoscenza più approfondita delle forze fra le molecole potrebbe portare a dei risultati migliori in futuro. Ecco, in quanti siete che lavorate in questo laboratorio? Quanti ricercatori? In quel nostro gruppo siamo sostanzialmente 3 ricercatori o 4, diciamo, non tutti lavorano in questo laboratorio. Immagino che questa sia una ricerca multicentro, comunque no, avevate delle collaborazioni, dei contatti e collegamenti con altre realtà? Sì, 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 anni fa partecipavamo a un progetto europeo proprio su questo tema dell'immagazzinamento dell'idrogeno e anche adesso cerchiamo di coordinarci con ricercatori a livello europeo o anche mondiale su questi temi di ricerca. Bene, abbiamo visto come si svolge l'attività di ricerca in uno dei tanti laboratori che sono presenti qui al CNR, ma anche nel ProScientific. Continueremo questo nostro viaggio alla scoperta di quelle che possono essere anche soluzioni, no, per il nostro futuro. Grazie, arrivederci alla prossima. Grazie, grazie a voi.